EuroBasket.it, siamo con Giacomo. Giacomo, una bella vittoria, primo tempo che sembrava quasi tutto facile, poi cosa è successo? Beh, una grandissima vittoria, direi. Siamo ancora lì in testa alla classifica, lì davanti con le più grandi, non ce lo aspettavamo, quindi è sicuramente una grandissima vittoria. E siamo partiti benissimo. Di solito siamo noi quelli a subire i 20 punti nel primo quarto, stavolta ce l'abbiamo messa tutta, loro ci hanno recuperato, noi siamo stati bravi a star lì e alla fine abbiamo ottenuto il risultato. Quanti minuti questa sera, il coach ti ha messo in campo anche nell'ultimo quarto, è stato, dove hai dato veramente un apporto molto positivo. Ma io mi alleno sempre tutti i giorni sperando che il coach metta in campo, oggi sono entrato in campo, ho fatto tre buone cose, ha avuto fiducia in me, mi ha rimesso dentro anche nel secondo tempo, oggi non avevamo anche Michele Maggioli, quindi sicuramente c'era molto spazio in più del solito, quindi io ho cercato di fare quello che devo fare per la squadra e se rimango in campo ben venga. Non sarà semplice, ma mancano solamente due step e poi c'è questo grande sogno di Rimini del Final Eight, manca veramente poco. Sicuramente sono due partite importantissime, adesso andiamo a Verona che secondo me è una delle squadre più dotate dell'intero campionato, proveremo a fare la nostra figura come sempre e poi vediamo a fine di queste due partite faremo i conti, se siamo nelle prime quattro andiamo a Rimini a giocarsela con tutti, se no siamo stati bravissimi comunque direi. Grazie. Grazie mille.